Polisportiva Stella e Gia Maria da novità non piacevole gara con i padroni di casa che a livello di possesso palle concursioni verso lo specchio della porta meriterebbero miglior sorte, anche se nel finale la traversa di Belloni reca più di un brivido ai giallo locali. La gara inizia con una sortita ospite che porta un traversone al centro, su quale mina capilli di un soffio manca l'appuntamento con i gol. Si vede finalmente la polisportiva Stella, dalla distanza si prova Lazzaretti senza incidere, mentre sempre dalla distanza Crescentini stampa la sfera, ma alza la mira. Grande azione sulla destra da opera dei padroni di casa, Greco cross al centro, Crescentini a domestica e appoggia il pallone per Mussoni, che calcia di prima intenzione mettendo a lato. Ancora la polisportiva Stella insiste, appoggia Di Zanotti per Rossi, che c'entra in pieno Angelini. La sfera termina sui piedi di Greco, che scivola a momento della battuta con la porta praticamente vuota, calciando al lato. Lo stesso Greco poco dopo si fa perdonare da una rimessa laterale. Lazzaretti fa da sponda per la conclusione al volo del numero 10, precisa angolata che non ha suo scampo all'estremo Rossi. Sarà questo il gol partita ancora Greco si rende pericoloso questa girata che Rossi blocca senza affanni nella ripresa il copione non cambia anzi Venturi rischia un incredibile autogol su traversione di Bartolucci poi Greco trova la solo personale ma la conclusione è troppo debole per impensierire Rossi Fabrucci appoggia per Lazzaretti che dalla distanza prova a impensierire l'estremo Rossi che blocca a terra il pallone senza problemi ancora Greco qui numero 10 smorza la conclusione invece in contropiede serve il compagno più libero Gabellini che calza addosso a Rossi in piena un'area di rigore. Dall'altra parte un impallo stava per favorire Belloni dopo un'azione assolutamente confusa, ma proprio Belloni nel finale lanciato da Venturi si gira bene ma trova la traversa a negargli la gioia del gol. Poi Fabrucci se la cava mettendo in corner. Ancora Belloni da una rimessa laterale spizzica il pallone di testa mettendo a lato. Termina qui una partita che vede premiare la polisportiva Stella che ha creato maggiori pericoli. Tardiva invece la risposta dell'Igea Marina.